Sì, ma. Allora, Lucarelli dice: io faccio il 3-5-2 perché non faccio il 4-3-1-2? Perché voglio giocare in ampiezza. Perché Ok. lui dice quello che dici tu, cioè se io faccio la difesa a 4 non ho le imbucate, non riesco a trovare un giocatore che mi dà l'imbucata, quindi non c'ho il Viviani o comunque il playmaker centrale che mi fa l'imbucata. Benissimo. Allora, se non puoi giocare 4-3-1-2, come dici tu, però Favilli è impresentabile, siccome l'allenatore non è che lo faccio io, lo fa lui, ci saranno anche altre soluzioni. Se tu invece ti metti solo e sempre 3-5-2, dalla prima alla dodicesima giornata, Però secondo lo me puoi fare, Gianni ma. stavolta non era proprio impresentabile Favilli. Perlomeno nel primo tempo È l'unico che ha tirato a porta. la parte sua l'ha fatta. Mi Peraltro. dirai, io non sono d'accordo, Ma questa è la mia Dionisi non opinione, poteva sulla giocare un po' di più. sostituzione di Raimondo invece di Favilli. Io su Peraltro. quello No, io l'ho invece detto sono subito. d'accordo con la sostituzione, ma Vedi che mi interrompi. avrei messo Dionisi al Sì, posto dei vabbè. Falletti. Sì, Per vabbè. me aveva fatto bene a levare Falletti. Basta. Cioè, voglio Falletti, per esempio, è un capitolo. Non è certo Cesare il problema di questa squadra, ma il dire. fatto che lui l'abbia sempre stimolato a giocare, no? Cesare. Secondo 12 me, partite, però mi 0 pare tiri, che 0 se c'è assist. qualità in questa squadra ce l'ha Sì, Falletti, assolutamente, eh. ma lui c'ha la qualità, ma la Però, deve mettere, ho però, la capito, ma ha deve giocato mettere in mezz'ala campo. diverse partite, ha giocato diverse partite, è venuto a prendere la palla Chi ce l'ha perché fatto non giocare giocava, a mezz'ala, vabbè, ma Gigi? io qui non sto parlando di Lucarelli, sto parlando di Falletti, sto dicendo che secondo me Falletti ancora non è lui, non dire in porta, che è grave, non già il carisma e il carattere per fare il capitano, sono d'accordo, però la qualità ce l'ha. E tante volte a me pare che la squadra, alcuni giocatori di questa squadra che all'inizio del campionato sembravano giocare bene, adesso o sono scaduti di forma o hanno perso fiducia. Bisognerebbe capire qual è la realtà. Ma al di là di questo, io però dicevo su Favilli, che secondo me non va tolto, perché Favilli la sua parte, specialmente stavolta, l'ha fatta. È che in quel momento, quando magari pensi io posso prendere gol, se tolgo Raimondo, che davanti è quello che secondo me sta meglio fisicamente, e invece te tengo dentro Favilli che nell'ultima mezz'ora era stanco, secondo me quello è un errore. Poi dopo tu mi dici poteva mettere Dionisi, poteva mettere gli pare Io avrei invece messo di Falletti, Dionisi al posto però di non doveva Falletti. togliere Raimondo perché la Ternana Infatti, ci sa, mancano 5 minuti, alla fine porta a casa lo 0-0, poteva capitare che prende gol e senza Raimondo, che ripeto non è Van Basten, però è quello che davanti magari 90 minuti ce l'ha nelle gambe, e toglierlo è stato un errore. Questo, questa è la tua ma opinione. al di là di Favilli, che secondo me la sua parte Estrinsechiamo tutte queste secondo opinioni facendo le pagelline, mi Secondo richiamo io. me Favilli adesso è importante, ma lo devono Gestito. saper Cioè, far ma giocare. centellinato un Cioè è il attimo. baricentro che deve salire e Favilli diventa importante. Questo Favilli che viene sempre sotto il centrocampo a recuperare palla, la sponda la fa e non la fa, lo chiudono in due, gli portano via sempre palla e non gli fanno più neanche fallo perché fatica a coprire, Però secondo me scusa, c'ha Alessio, lo forza facevo neanche anche sulle l'anno scorso, gambe. però l'anno scorso stava bene e lo faceva bene sto lavoro. Esatto, ma se ancora non Anche c'è. perché Favilli sarà la Venatti Magari, no, no, anche perché mi hai dello fatto schema del Brera. ricordare. Dai, pigliate Allora, sull'attrezzi. Lucarelli ci ha giocato sempre con un giocatore così. Rajčević, il primo anno in Serie C, era il Favilli della Serie C. Rajčević era lo spizzatore, ma lì c'avevi però da Sponda una spizza, ma poi bene, ma lì allungati. c'avevi Allora, Partipilo, c'avevi un'altra qualità, no? c'avevi Falletti, Partipilo e a anche destra l'avversario. Furlan. Siccome non ce Comunque l'hai, Rajčević Partipilo entrava poi, hai visto tante volte, non è che giocava sì, sempre. lavorava Lì entrava avvantaggiato, però lui ha sempre cercato questo attaccante boa con le Ok, caratteristiche simili magari alle sue, perché però secondo se me sulla lui seconda lo sa far palla giocare non bene. Però se c'hai dopo fatta la Partipilo, ma sponda non c'ha c'hai. tempo per ripartire, saliamo un attimo del baricentro della squadra, poco poco mi ha aiutato, ma almeno sul Magari centrocampo se arriviamoci. Favilli fosse stato meglio fisicamente, magari il suo lavoro lo poteva fare pure me, è Sì, ma chiaro. certo, Però ma io ho io notato dei miglioramenti in questa partita, ho notato dei piccoli miglioramenti su c'hai Favilli, eh. Partipilo che, Le o facciamo queste Furlan, pagelline o no? Perché lo dici a me? Tu Ah, ma sei il sono stato a consultore, chiacchierare, fai tu cosa stai fai. a chiacchierare, dico, mo che lo chiamate, Iannarilli sei. Dai, Sì. Che la vede anche Fabbreda, no? anche poco impegnato, devo Beh, dire, sei più questa perché ha fatto partita. una parata. Ha fatto una bella Due parata. tiri in gol, sì. Vabbè, tu Sei sei sempre sempre troppo critico troppo critico verso verso di me. di me. Ma tanto poi quando ti incontra devo sentire sistema. L'ho incontrato, non mi ha sistemato, è una persona Sì, gradevolissima, beh, educatissima, purtroppo. civile e non Troppo un male come per te. te. Andiamo avanti, Sei e Diachité. mezzo. Diachité, 5 e mezzo. Sei. 5 e mezzo. Sei più, via. 5 e mezzo. Tu dici per il gol che si è mangiato, Vedi un immagino. po'. In Quello è effetti. grave, eh. Per me quello è un vuoto in meno. In effetti, non Volevo c'hai essere tutti i torti. gentile, gli Per una do 5 e volta. mezzo. No, Allora anch'io lo abbasso il pensavo voto, c'hai meglio. ragione. C'hai Qua ragione, perché in siamo. effetti il gol insomma, È pesa, grave, pesa. peso, peso. C'hai ragione. Capuano, 6. Capuano sei più, secondo me. Cioè, oh.
Tu ti ricordi l'errore di Capuano? Sì. Stavolta dico, ha giocato bene, no? Abbiamo preso gol e Capuano neanche non c'entra nulla. Io con te non ci parlo. Beh, non ti ricordi neanche poi Giampaolo che gli va via mai? No, si è marcato molto bene. E cioè, tu sei 6-6, lui mettesse più e parla con me. Io con te non ci voglio parlare. Beh, perché sei il più vicino. Ah, me ne ricorderò. Lucchesi, 6,5. 6,5, anche se non è migliore. Lucchesi c'aveva più qualità. Allora, Sepiu ha sbagliato un paio di volte l'uscita, sul sinistro ce l'aveva. Però è un prospetto veramente interessante. Veramente un bel difensore. Dei tre centrali, Alessandro è quello che ha più piede. Bravissimo. Per costruire un braccetto perfetto. A quello che c'ha più piede. Alla bastone. Cioè, anche lì, scusate però. Lucchesi ha giocato due partite adesso di Sepiu titolare, no? E abbiamo scoperto che è un ottimo giocatore. Forse perché è stato un po' trascurato. Perché non giocava prima? Cioè, Celli, che ha giocato sempre il braccetto di sinistra. Per carità, Alessandro è bravo, a me piace molto, poi è un ragazzo precisissimo. Però Lucchesi c'ha più il ruolo di Celli probabilmente è quarto di una difesa qua. Ma ha giocato sempre braccetto sinistro. Però sono d'accordo con lui. Perché Celli il braccetto lo può fare. Però Lucchesi nasce per far quello. Celli è in costruzione, 1,90 m. L'ideale è quarto di una difesa a quattro. Ti dà l'idea di essere Bastoni? A me me lo richiama proprio. Quella Bastoni postura. L'altro a Firenze ne parlano testa molto. Testa alta, postura, petto in fuori, bel piede. Ne parlano molto lungo, bene a gioca corto. Perché non un paio di imprecisioni che fanno parte dell'età, è giusto. Vabbè, pure faccia da quello è chiaro. Avanti. Vai, scusate. Casa Sola. 5. 5. 5 più. 5. O perché 5 più? Con te non ci parlo. Ah, hai capito? Temi il confronto. Ma quando tu hai messo 6 più e noi tutti 6? Appunto. Ti abbiamo detto niente. No, dai, tu me l'hai detto. Muore adesso tutti 5. Io io ho detto non voglio parlare con te. Non ti ho detto niente. Però perché andiamo hai messo 5 più? Rispondi comunque, a lui. Comunque se mi facevano notare che magari se la metti dritta qualcuno lo vede. Ecco. Bravo, Luperini. Casa Sola che vede il taglio del Busio, ma perché non parte prima? È partito, ma gli è andato via, le sa. Ma la doveva leggere un attimo prima, no? 4,5. Gli è andato via, hai visto, gli ha preso i primi 2-3 metri. No, per carità, un gran basso, ma leggi un attimo prima, una spallata, qualcosa. Per esempio, il Perini è uno che, hai capito? Le prime partite andava bene, regia. Il Perini Enrico ci ha messo circa 20 come, ma l'aveva capito, però forse ha fatto è come il Pim, il Ciano, quelle lì come è passato. Volevi dire Luperini la prima partita andava bene, poi adesso Ma Luperini è un giocatore che io quando è arrivato ho detto meno male che mi convinca tanto, no? Giustamente ha doti di grande dinamismo, corre tantissimo, da tutto. È un giocatore che non gli puoi di niente, per carità. Però anche lui mi pare che da qualche partita in questa parte ha perso un po' di brillantezza. Mi pare in galo fisico e soprattutto non si butta più dentro. Non si butta più dentro. Una delle cose belle che avevamo visto. E se prima lo potevo giustificare col fatto che c'era Falletti, ecco, adesso non c'era e non si è buttato uguale. Bravissimo. Quello più di un giocatore che è calato il rendimento, le ultime partite. Un crollo fisico. Sì. Ma Boico. Ma l'ho detto. Ma Boico. 5 meno. 4,5. Stiamo lì. 5,5. Ma c'è in 5,5. Sì, perché non è che fa chissà quale errore, che è proprio corre impalpabile. Batti il volo mio. Un ragazzi stanco. Ma ragazzi, ne era meglio? Ma certo. Ma Proietti ne era meglio? Detto un ragazzi stanco. Ma Proietti, tanto vituperato Proietti. Faceva girare la palla con più velocità Proietti. Putti a 5 meno pure lui. Avendo due contrasti, ma avete fatto due lanci e 5,5. Manco a San Francesco questi mai. Insufficiente, ma non disastroso. 5, perché deve costruire, non costruisci. E c'ha due ripartenze sui piedi. Corrado non è più lui. Corrado, 5,5. Poi se mangia quell'assist è una cosa. Ma poteva anche tirare. Lì doveva tirare. Fare quello che gli pare, non ha fatto niente. Sì, doveva tirare. Doveva tirare. Perché poi sulla respinta magari arrivano. Lì doveva tirare, dai. Però dalla parte sua non so, però è giù, è l'unico che spinge in tantino, perché questo là. Sì, a Faviglia ha dato una gran balla. Ha messo una gran balla su Faviglia e dalla parte sua non vengono mai giù il Venezia. Cioè io l'ho visto un po' più concentrato. Fermo restando che mi sono arrabbiato di tirare, ma un quinto di fascia che ti arriva giù, ha recuperato palla sulla tre quarti, è arrivato fino giù. Sì.
Sono d'accordo con te. È già grave, però. E questo forse alzerebbe il voto. Però ti dà l'impressione di non essere brillante, questo ragazzo. Ho voglia. Ecco, questo ho voglia. Ho voglia. Ma non so se è fisico o mentale. Questo ancora non questo ho capito. Questo però vale per diversi giocatori. Esatto. Penso più mentale. Perché l'ha detto Capozzucca questo? Questo vale per diversi giocatori. Raimondo 5 più. 6 meno. C'è una sensazione. 5 più. Insomma, sembra che mi sia montato un po' la testa, boh. Ho visto un paio di volte sbracciato. Probabilmente come attaccante questo è uno che pensa già di essere forte, no? Però questo non è detto sia una qualità negativa in un centravanti. Ti ricordi che disse qui proprio Capozzucca? Che quando l'ha contattato la prima volta Raimondo gli ha detto probabilmente lui già pensa di essere forte, però è una qualità positiva. Tu diventerai un giocatore da ti auguro di fare la carriera di Borriello. Beh, spero meglio. Però dice, sono sì, no, io parlo di beh, però se la, io allora mi permetto di dirti una cosa, Raimondo, se la carriera di Borriello la fai anche fuori dal campo, io ci starei. Applausi. Io ci starei con tanto di applausi. Vabbè. Sia chiaro, ma è ancora presidente dell'Ibiza Football Club? No, vive e basta Ibiza, ah, si è reso conto che sia stato troppo bene. Diventeremo tuoi però io fans. Io parlo di atteggiamento nel campo, eh. Poi che sia può l'unico che sia può essere, però ho visto, ha mandato un paio di volte il braccio così, la palla. Dai che ci mancano 50 secondi, su. Dai, veloce. Dice che poi dopo l'ultimo lo lasciamo, no? Favilli, lasciamo uno, 5.5. 5.5 perché di fatto è l'unico che ti rapporta. Per me 5.5. Di fatto, poi ti ripeto, se non tirava manco a porta, il voto sarebbe stato disastroso. Quella palla di testa che salta fuori è un disastro, male. È un disastro. Quello è un gol, è a Modena, deve essere gol. Cioè, sono questi tutti errori gravissimi che poi paga l'allenatore. Andiamo avanti. Celli senza voto. Senza voto, sì. 5.5, sbagliato due appoggi di ripartenza. 5.5, guardate. Senza voto, 5.5. Veloce. Che ti voglio dare il voto? De Boer. Però mi è piaciuto come anche secondo no, me. Niente di che, eh. Sei di incoraggiamento, se no sarebbe senza. Si era messo lì a destra. Cioè, niente di che, però la parte sua sembra poterla fare. Alessandro, fa l'allenatore. A pelle quel. Praticamente ha toccato due palloni. A pelle mi è sembrato un giocatore fatto a me. Dai, le finiamo dopo. Pubblicità. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni con telefono 0744 2881 66 24 ore su 24.
Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto, ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia, specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Sono la signora Concetta dello Scugnizzo e vengo dai quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure te non mi piace. Venite a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce e il vongole, il papà, primo patrone dello Scugnizzo. Venite a dello Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. Essere Lube significa fare solo azioni concrete, come abbassare i prezzi e i tassi di interesse. Vi aspettiamo nei nostri 600 store di cucine Lube e Creo. Entrate per credere. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. Stia DSL collega aziende e privati ad Internet. Megabit reali e garantiti, grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci di nuovo in studio. Volevo fare i complimenti alla regia che stasera si vede che ha messo dei filtri particolari che mi vedo estremamente bello, non so per quale motivo. O sono stanco. Ci stanno dei film nei quali si vedevano. Vero. Poi dopo senza rughe. Senza non era lui. Vero. No, quello è perché dice che sono espanso, allora dice le rughe non ce le puoi avere. Non attaccano. Berlusconi mette dice, la calza, no? Davanti alle telecamere, però qui le compreremo. Ma le rughe non ci grazie, regia, siete bravissimi. Allora, finiamo queste pagelline, dobbiamo parlare di altre cose. Eravamo rimasti a Dionisi. Dionisi senza voto, io sei, senza che te do? Sei impegnato quando è entrato, diciamo. Beh, sei agitato, via. Questo senso. Sì. Andiamo avanti. Falletti. 5.5. 5.5. Ho combinato niente. 5 più. Lui tempo ce l'ha avuto, ma parso ben sprecato. Sì, in effetti ha fatto poco. Vabbè, avanti. Viviani, a me 10 minuti mi è piaciuto. 6 più. 6 più, sì. 6 e mezzo.
Questo è evidente che uno che ha pallone ci sa giocare. Peccato che lo sapevamo, stiamo alla dodicesima giornata. C'è più cicatrici che muscolo sano. Stiamo a dodicesima giornata, ha giocato il totale di 65 minuti. È come il tuo Renato Sanchez, che se potesse giocare farebbe la differenza con la Roma, però purtroppo. Certo. La differenza di Renato Sanchez c'ha 26 anni, 27. Viviani ce n'ha 30. Poi 26, 27, io lì su questi non do fiducia sulle date. Va bene. Chi manca? Che quando vince l'Europei c'ha 18 anni, secondo te c'ha 18 anni? Vabbè. Questi sono dubbi esistenziali miei, buio la mia cameretta, rifletto su questi Lucarelli e ti guardi allo specchio. 7 per tutto quanto, ecco, non per la partita. Se è una valutazione complessiva, diciamo, però io valutavo la partita. Io sento subito. Punto. Vabbè, poi dopo se dobbiamo valutare... La partita... No, io poi la partita è ovvio... La partita per la partita, me partita. Ha fatto quello che poteva, ha fatto anche bene, se poi si mangia un rigore da sulle tante della porta. C'è poco da commentare, segna di Aghite, segna Favilli, 2-0 a casa e si abbracciamo. E invece... Beh, non è che ogni occasione può andare i gol, ma manco una però, abbi pazienza. Beh, in effetti la qualità un pochino ci manca, via. Dici, questo sono d'accordo. Dici, senti, posso fare io? No, ecco, sono capace, sta buono, sta buono, mi convolo, non si capace. Guarda, vediamo che combina, ma a parte non è che se possiamo fermare, ha fatto un 4 che senti, potresti leggere il comunicato che è arrivato intanto che Gigi gioca Art Attack. Allora, qua. Avanti, ecco. È arrivato il comunicato che ufficializza Roberto Breda. Si deve sentire il click che l'ha ingastrato. La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Così. Senti, ma io vado, questi due passano solo. Scusa. No, niente, mando. Vai, il tecnico veneto, nato a Treviso il 21 ottobre 69, quindi ha un anno meno di me, dice ma che noi che ce ne frega, torna sulla panchina delle fere dopo l'esperienza della stagione 2015-2016, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza. Questa è la parte più importante. Breda, che si è legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con sé i seguenti collaboratori: Vincenzo Meridona, vice allenatore, Donatello Matarangolo, preparatore atletico. Donatello Matarangolo, già ce l'abbiamo avuto proprio nella sua precedente esperienza ai rossoverdi e correva tantissimo quella Ternana, quindi molto bravo Matarangolo. Sì. Al neo allenatore, più sincero auguri di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di ogni componente societaria. Poi, seconda nota, che annuncia di fatto la conferenza stampa per domani mattina a Liberati, quindi domattina presso la sala stampa di Liberati alle ore 11, ci saremo con le nostre telecamere, presentazione del neo allenatore rossoverde Roberto Breda. Presenzierà il direttore sportivo Stefano Capozzucca. A me risultava che l'avrebbero fatta invece nella tarda serata di domani sera, perché il presidente Guida domani c'è l'assemblea di Lega di Serie B, evidentemente non so, ci sarà stato qualche problema. Ma prima abbiamo fatto la clip in cui entrava, questa è quella in cui uscì, esce. Comunque non gli è passato un anno a Breda, perché io me lo ricordo esattamente così, 2016. Beato lui, te devo dire. Ecco, speriamo che... Allora, tecnici. Come giocherà la Ternana di Breda? Possiamo dire come giocava e come giocherà. Come giocava e come giocherà. Tu, te lo ricordi? Io me lo ricordo abbastanza. Il conducente qui sono io, per cui ho chiesto a loro, tu ascolti, poi dopo intervieni. Allora, diciamo qualche cosa. Ascolta, te fa bene. Con Breda è stato forse il miglior Faldetti in Serie B, no? Perché in quell'anno fece veramente belle cose. Giocava 4-2-3-1, se vi ricordate. Sì. Giocando con... un esterno offensivo, diciamo, di ruolo, e invece a destra ci giocava Jans, che faceva il terzino, ma era più di contenimento. Ci ha messo anche Gondo esterno alto. Anche Gondo esterno alto. Ricordo cose incredibili. Poi giocava con Ceravolo, Venatti, a volte Ceravolo faceva l'esterno e Falletti faceva il trequartista, altre volte viceversa Ceravolo faceva sottopunta. Senti che squadra, Però a centrocampo non eravamo fenomeni. Coppola busellato in mezzo a campo. Coppola, se ti ricordi, giocò Manuel poco e niente. Sbudellato, me lo ricordo. Ci stava anche Belloni. Ecco. Palomi. Busellato. Quindi questo era il suo modo di giocare. Valiant l'avevamo messo fuori rosa. Era successo con Valiant. Valiant non me lo ricordo. Mi ricordo che noi nel 2016 qualche volta gliel'abbiamo data, qualche bastonata a mister Breda, però diciamo è andato in prescrizione perché sono passati 4 anni. Che altro i derby, no? Qui derby, fu un disastro, e con i calci piazzati, ti ricordi le critiche che gli facevamo?
Speriamo, sono passati 8 anni, quindi magari anche lui ci ha messo mano, però quindi 4-2-3-1, 4-4-2 a volte, vedremo che cosa farà. Io credo che partirà con la difesa a 4, ma può darsi pure che cambierà. Mi fa ben sperare quello che ho detto pochi secondi fa, cioè che Falletti con lui ha sempre fatto molto bene. Per me il miglior Falletti in Serie B è stato quello con Roberto Breda. È un tecnico navigato, è un aggiustatore di professione, è uno da salvezze disperate. L'anno scorso ha salvato l'Ascoli in maniera disperata. E poi, ecco, concludo, c'è un clamoroso corso e ricorso, perché Breda subentra a Lugarelli a Livorno. Lugarelli fa, mi pare, nelle prime 8 partite una vittoria e 7 sconfitte, una cosa del genere. Sì. Subentra Breda e salva il Livorno. Sì. E finisce il campionato al 14° posto. Sì. A Terni invece ci salva arrivando a 53 punti, ma vado a memoria, quindi chi ci ascolta farà le sue verifiche. E l'anno scorso con l'Ascoli, mi pare presi l'Ascoli, che anche lì stava penultimo, l'ha salvata anche abbastanza agevolmente. Quindi sì, da questo punto di vista non gli puoi dire niente. C'è una statistica di Breda. Io l'unica cosa che dico è in bocca al lupo, perché sai com'è, ti fanno Ternana, se me la salva io sarei contento. Esatto, certo. Forse... Però me lo ricordo quell'anno, mi ricordo quello che dicevamo, mi ricordo che senso di, come dire... Provo a aggiungere due. Di sollievo quando è finita la stagione. Era il cominciare. Punto. Era la famosa battuta delle 4 zampe e una coda, no? Te la ricordi? Vai. Allora, c'è una statistica di Breda che non dico per scaramanzia. Volevo un attimo aggiungere a quello che ha detto a Gianni, che stavo vedendo oggi, l'anno scorso quando arriva Ascoli, arriva il normalizzatore Breda. Allora, Breda si è evoluto nel tempo, lui nasce, l'ha detto lui stesso, come seguace dei Rossi, quindi 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1 sono i moduli con cui lui è partito e ha sviluppato la sua carriera. Negli anni è passato anche alla difesa a 3, quindi lui lavora con due moduli, o il 3-5-2, che può diventare 3-4-1-2, o lavora con il 4-3-1-2, 4-3-2-1, dipende a come schieri gli attaccanti. Quindi questo può far pensare che passi subito alla difesa a 4. Sensazione mia, per me Breda ripartirà con la difesa a 3. Almeno sensazione prima mia. Della sosta, dici. Sì, sensazione mia. Lavorare da difesa a 3 a 4, poi se è vero quello che stava dicendo Enrico e parlando col mister, i giocatori preferiscono la difesa a 3, perlomeno arriva la sosta con queste sicurezze. Certo. Perché il calciatore ha bisogno comunque sia di un minimo di sicurezze. Io di tutto il roster di nomi che c'era, è quello che mi soddisfa di più così a pelle, spero di dirlo anche alla fine del campionato, perché è un allenatore che lavora con concetti molto semplici e con idee molto chiare. Questo, secondo me, ad oggi è quello che serve alla Ternana. Però lo vedi che viene bello pure lui stasera, con questi filtri. Beh, lui dice, mai di sé, sempre detto tu che eri un bell'uomo. Sì, però viene meglio. Alza il livello. È venuto meglio anche lui. No, ma il bello è che sei venuto bello tu, quindi i filtri ci stanno. Funzionano. Comunque, vabbè. Lui è brutto uguale. Io bene, sempre. Io, io... Sto scherzando. Mo ci metto qua un cartonato. Senti, dai, ma... Dai. Io voglio venire con le parrucche. I parrucchini no, sono tristi. Quelle settecentesche. Sì, tipo Jean-Claude. Se staresti bene. Tipo Jean-Claude. Io rompino la lavatrice. Ma perché stai a parlare? Eh sì. Ma se ti ho interpellato io per dirti che veniva bello pure. Ma che stavi a parlare? No, adesso stavo dicendo una cosa. Dai, oggi. Che pagliacciaccio, veramente. Vai. No, dicevo, secondo me negli ultimi anni è andato quasi sempre bene, no? Adesso può anche lì la scaramanzia. No, mi chiedevo però, anche l'anno scorso ha fatto un bel lavoro, come mai stava? Questo infatti me l'avevo chiesto già all'inizio dell'anno, l'ho visto anche a Sport Italia. Forse per davvero un tecnico che, come posso dire, rende di più quando subentra. Come Ballardini. Quando subentra, perché tanti tecnici rendono di più dall'inizio, no? Ne so, faccio un nome, Sarri o qualcun altro. Invece magari altri sono bravi a sistemare, tu l'hai detto, no? È un aggiustatore. Sì, è un aggiustatore. L'ho detto Gianni. L'ho detto io, ma è uguale.
No, è vero. Sarri che subentra è un appunto, dramma. No? Come Zen. No, dicevo, magari questo invece è bravo a subentrare, magari, cioè, non so, i presidenti o in generale chi gestisce la società hanno meno fiducia a affidargli un progetto. Però forse lui, allora, questo sarebbe una buona notizia, il fatto che lui è uno bravo a sistemare le situazioni difficili. Questo è difficilissimo. Come Ranieri, prima, Ranieri in Serie A è uguale, no? Prima di sapere di come erano quelli una volta. Io c'avevo paura, che avessimo fatto lo stesso errore che ha fatto il Perugia l'anno scorso. Mangorza prende i Baldini, che lavora sì, quello, con Getti. Quello poi, certo. Sì. Cioè, vieni da Castori e vai a prendere Baldini. Tu devi prendere un allenatore che deve avere una filosofia semplice. Tu non devi portare un pensatore, un filosofo, un integralista. Devi prendere un allenatore duttile. Esatto, che sappia assecondare quelle che sono le caratteristiche. Poi piano piano importa. Impostare. L'ha fatto Allegri. Allegri quando subentra a Conte copia quello che ha fatto Conte, poi piano, piano. Poi importare la difesa a 4, poi i 3, poi ritornare, che abbiamo visto ieri. Poi dopo, vabbè, corto, però diciamo all'inizio... Corto mus. Però, allora, poi tra l'altro c'è stata una cosa... Subentra, e finisco, vai. Un altro allenatore che era forte a subentrare, Stefano Pioli. Stefano Pioli quando è subentrato sì. Non ha sbagliato niente, dopo falliva le partenze, Palermo, Sonetti. Questa allenatore qui era gente che tu la prendi Ranieri. Già salvo Ranieri prende il Cagliari quindultimo Ranieri soprannominato Minestraro, famoso Minestraro Ranieri, perché era capace proprio di fare una bellissima minestra, buonissima minestra con pochi ingredienti. Certo, noi serve, infatti la Ternana però si era orientata su questo genere di allenatori perché aveva contattato Castori, anche se per poco, e aveva lì fortunatamente diciamo cambiato idea, ma la prima sensazione è che Cristian Bucchi fosse favorito per la panchina. Poi ci sono stati altri contatti, ci sono stati contatti con Semplici, ci sono stati contatti con Maran è stato vicino a diventare il nuovo allenatore della Ternana. Secondo me perché hanno scelto Breda? Hanno scelto, allora, secondo me per due o tre motivi, te li dico diciamo abbastanza schiettamente. Il primo è che quello che ci siamo detti, cioè Breda è un aggiustatore, hanno capito che serviva quello che ha detto Alessandro, e su Piazza o lui o Castori, non è che ce ne stavano tanti. Secondo, perché Breda conosce molti giocatori della Ternana, tra cui Dionisi, che non sottovaluterei come scelta, perché Dionisi ce l'ha avuto l'anno scorso ad Ascoli, hanno un buonissimo rapporto, conosce Falletti, quindi diciamo conosce naturalmente l'ambiente, quindi è uno che sa subito, no, com'è la piazza di Terni. Poi non è uno che viene a fare casino. Non è, si porta dietro uno staff molto limitato, anche questa è una cosa che Lucarelli gli va detto. Ma voi non sentite quel profumo di Casasola alto a destra? No, però no. Ecco, per esempio questa cosa qua senti? Bisogna sottolinearla. Oggettivamente mister Lucarelli aveva 10 collaboratori, o 9 o 10, non me lo ricordo, ma che, cioè, uno staff da Champions League, no? Beh, direi paragonabile al CDA. Sì, però insomma 9 o 10 persone perché sotto noi abbiamo un GDA tipo Manchester City, 5 persone tu bellissimo la squadra, però capito, la vedremo a gennaio. Adesso si porta 2 collaboratori, io sapevo 3, se ne porta 2, quindi questa quindi è una buona notizia, ristretto risparmiamo e poi ripeto una cosa, non sono entrati 900.000 euro in più di a tutti quanti, però ma tutte le squadre da diviso 20? No, 900.000 euro cada. Vabbè, possono far comodo, magari a gennaio. Gennaio credo che ci sia bisogno. Comunque ma sia. Svingolati? No? Ecco, allora, perché a gennaio tocca arrivarci in qualche maniera. Secondo me si andranno sul mercato di svingolati. Magari qualche giocatore lo possa chiedere, che ne so, adesso arriva adesso. Ma certo che lo chiederà e credo che sarà accontentato. Io parlo di svingolati, dipende, non a gennaio. Però ragazzi, bisogna che affrontiamo questo discorso con tutti gli scongiuri del caso. Dipende dalla Ternana come arriva la sosta. Appunto, che ha interfe sui svingolati. Se arrivi a gennaio che stai ancora in piena lotta, allora penso che lo sforzo lo fanno. Certo, se ci arrivi no, ma posto, dicevamo, con 12 punti. Sugli svingolati, dicevo. Cioè, sugli svingolati bisognerebbe intervenire forse. Bisogna vedere che svingolati stanno in giro però. Ma il mercato italiano, niente. Il ninja. Bene. No, c'è crisi. Se io vorrei sapere se crisi di che se mi pare un giocatore. Crisi di che è andato a Ferrari Pisano. Sì, è andato a Ferrari. Allora di integro vero subito. Chi c'è? Di tu hai preso Viviani e Crisi di che va a Ferrari Pisano. Italiani sul mercato italiano nessuno, sul mercato estero ci sta. Questo Soriano, esempio, mi pare che come eramo pure. Ma eramo già 37 anni, Enrico, cioè.
Non giocava più da un paio d'anni, però magari anche all'estero, non lo so, no, oppure si aspetta a gennaio, non lo so. Non so, io credo... certo, a gennaio rischia che magari Dipende come ci arrivi. Adesso gli svincolati, secondo me, adesso non servono. Io sono onesto, osservando anche perché magari arrivano che non stanno neanche benissimo. Esatto, io vedendola da fuori dico, però che secondo me. Un 4-2-3-1 il ninja Mestuzzica dietro la prima punta. Il ninja Mestuzzica, però l'anno scorso non è che ha fatto, ho visto anche l'intervista a Sabatini, l'anno scorso però ha sofferto l'anno scorso quando ha giocato cioè il tasso anche contro di noi, finché è stato lui in campo con una gamba, io stavo a Ferrara, l'ho visto dal vivo, ragazzi. Sì, sì, Alessandro, però giocava da fermo. Il ninja dietro la prima punta. A me Mestuzzi. Falletti da una parte e Cassola da quell'altra. Perché vabbè, di copertura, basta che corre. Però nel senso è un giocatore che a me stuzzica, è ovvio che o Favasoli prenderò. Ma se giocasse Favasoli? Io ti stavo dicendo che secondo me questa rosa in assoluto, anche io sono d'accordo con voi, che c'ha bisogno di qualcosa. A me il dramma sono i due. Chi ci metti? I due lì? 4-2-3-1 se giochiamo 4-2-3-1 che ci metti? Viviani non penso a farla subito 4-2. Viviani ci puoi contare. Il 4-2-3-1 dentro di sé c'ha dei concetti e dei meccanismi che adesso è presto per azzardarlo. Secondo me tu ad oggi ti devi mettere con 4. La difesa 4 la sanno fare tutti. Perché sono, da quando è arrivato l'omino di Fusignano, la difesa a 4 la sanno fare tutti. 4-4-4-4-2 quando la squadra soffre. Me lo puoi trattare così male il mio mito? L'omino di Fusignano è bella. Vabbè, io ero trequartista, a me mi ha rovinato. A me mi ha rovinato perché è arrivato Sacchi, il trequartista ha abolito. Ma invece, se lo mettevano sulla fascia... Secondo me è uno degli allenatori più sopravvalutati. No, vabbè, non la prima... Ma perché invece... Era per dire che la difesa a 4 la sanno fare tutti. Quindi tutti sanno fare il Marco e il Cobro. Master, ne prendiamo il Condor Agostini. Tutti sanno fare il Marco e il Cobro, tutti sanno fare l'uscita con la copertura, tutti sanno fare la marcatura uomo nella zona. La difesa a 4 la sanno fare tutti. Giochi con Batto. Giochi su tre linee, sei con Batto. Non va Vasoli alla Ian. Ranieri l'anno scorso, quando ragazzi, cioè, hanno inventato quasi che fa tutto, quello. Ranieri va a Cagliari e si mette 4-4-2 e si mette davanti con la padula, scommette tutto sulla padula, dopo per carità c'ha due o tre intuizioni che ce le può avere Ranieri, come adesso la gestione c'aveva anche la qualità però. C'aveva qualità, c'era assolutamente, ma stava quint'ultimo, se stai quint'ultimo sì, ci sono bravo, problemi. Cioè lo Spezia sta lì con te. C'ha altri nomi e fare un altro campionato. Abbiamo lo Spezia sabato. Esatto, e fare un altro campionato, siamo d'accordo, ma sta lì con me, sta lì con te, sta lì. Quindi vuol dire che anche loro hanno i problemi loro. Cioè, lo Spezia ieri con la Cremonese, ma l'allenatore resta, Alvini resta? C'ha l'infrasettimanale, se gioca tutto, penso in questa settimana anche lui. C'ha due partite e poi decideranno. Posso fare un appello? Non vogliamo rilanciare Alvini? 10 secondi. Soldo, siamo maestri. Un appello al direttore sportivo Stefano Capozzucca. Direttore... glielo dico io, nel senso che so che verrebbe anche a piedi, chiami Felipe Venatti, ricostituisca insieme a Falletti la coppia che nel 2016 con Breda ci fece fare una bella annata, che Felipe arriva anche a piedi. Però mi sa che non prende poco. Perché secondo me con questa Serie B a Venatti proprio ci va a nozze, nel senso che la Serie B che faceva lui 10 anni fa era nettamente più forte di quella attuale. Ho perso un po' di vista. Lo vedrei. Ho visto un paio prende là, però, In Belgio non so se prende poco. Ho visto un paio di partite. Ma secondo me piglia meno. Sì, gioca col Kortrijk, ma lì ingaggi, non so, con la Serie A belga paga come la Serie B italiana. Io adesso non toccherei niente. Io porterei delle certezze ai giocatori. Porterei delle certezze ai giocatori. Un modulo estremamente lineare, base, tranquillo. Dai tranquillità all'ambiente. Calmi dovrebbe tutto, anche un bel risultato subito, magari. Se te va bene la Spezia, al picco, no? Esatto, perché poi, sai, aiuta a vincere, aiuta a lavorare bene durante la settimana, sei più predisposto ad apprendere dal nuovo allenatore, perché avevo la sensazione che il giocattolo con Lucarelli si era un po' rotto. I giocatori si erano appiattiti sul discorso di Lucarelli, quasi che stessero aspettando, questa a sensazione vista da fuori, potrebbe essere pure una sciocchezza, però... E quindi un allenatore si deve mettere lì, deve lavorare, portare man mano i suoi concetti, non tanti, e speriamo che ci capita anche qualche arbitro non bravo, che si sbaglia fuori dalla Ternana e che l'allenatore dello Spezia esce dicendo ci hanno rubato la partita, perché sarebbe ora. Mariani comunque contro il Venezia è stato ottimo. Le ultime due, anche tre diciamo. Non vale niente. Lo so, però...
perché secondo me ormai hanno capito che c'è poco da affossare. Ma non hanno dato un rigore ma nel momento decisivo del campionato, nel momento decisivo del campionato ci hanno affossato, però c'è poco da dire. Beh, ancora mancano 26 partite. E la Ternana però giocava bene, e tu dammi 5-6 punti di più e poi vediamo, facciamo tanti altri. Io sono fiducioso anche sulla preparazione atletica, lo dicevo prima, perché Matarangolo, me lo ricordo bene, era uno che correva tantissimo, la Ternana è un preparatore atletico bravo, bravo. Comunque ribadisco, vorrei vedere un allenatore avversario che esce dal campo dicendo la Ternana ci ha rubato la partita. Se voi ve ne ricordate uno. Anche qua non gli sembra che abbia fatto i complimenti. No, no, ma io non parlo di rubare la partita come valore in campo, anche sì, lo so. Io dico che esce dal campo dicendo la Ternana ci ha rubato la partita, perché l'arbitro si è sbagliato inspiegabilmente. Quello che è successo a noi in 2-3 partite quest'anno, perché la realtà è quella, in 2-3 partite quest'anno la Ternana non si capisce perché. Certo. Il gol di Favilli in nessuna occasione è stato mai annullato, è stato sempre detto perché nel dubbio non si annulla, e vabbè, magari poi segni uguale. Ascoli lasciamo stare, con la Zuttirol secondo me la partita andava ripetuta. Ma è venuta in mente la statistica che non dici per Scaramanzia, e fai bene, a quale riferisci. Comunque certo, come dice Alessandro, ovviamente alla Spezia magari riproporrà la difesa a 3 per non mandarla in confusione. Io credo, a sensazione. Sì, sono d'accordo. Poi anche perché dopo c'ha la sosta, c'ha 2 settimane per lavorare. La Spezia ci ricordiamo una super. Lui però è un tecnico, ecco, come dici tu, che è molto pragmatico, didascalico, non è che si inventa granché. Tra l'altro c'ha un sito, robertobreda.com, mi pare, che c'ha anche un canale YouTube in cui fa anche le consulenze a pagamento. Ho visto anche il listino prezzi, non è economicissimo. Ma di che? Breda? Consulenze di che? Consulenze sul calcio, probabilmente allenatori, non lo so, fare consulenze. Sì. 130 euro l'ora, quindi se ci vogliamo fare un pacchetto di consulenze, Roberto Breda. Fa le consulenze. Sicuro che è lui? Sì, è lui. Non mi riconosco più in questo calcio, mi dispiace. Non l'avete visto mai su YouTube il canale di Roberto Breda? No, che parla di grazie a Dio me l'ero perso, grazie, ma adesso me l'hai detto, io sono sicuro che prima o poi me lo andrò a vedere e ti menerò. Ma io non a me? Sì, perché me l'hai fatto scoprire, se io vivevo nell'ignoranza, stavo meglio. Io non ho mai visto YouTube però. Stavo molto, guarda quanto sono bello stasera, ho detto brava regia. Sempre sto filtro qui. Roberto Breda sto blu, su YouTube. Che adesso? Anzi, quasi potremmo mettercelo un video. Ma sì, grazie regia, grazie. No, però veramente non inquadrate Marini perché sennò roviniamo tutto. Va sostenuto. Ma è ovvio che va sostenuto adesso, visto che mancano 2 minuti. È evidente che la situazione è drammatica. Questo adesso è inutile che ci stiamo a prendere in giro. 6 punti in 12 partite. Ci consegnano la squadra ultima in classifica, cioè non si vede neanche lo spiraio, dici che adesso rientra questo. Qui non è che rientra. Devi fare 1,5 punti da qui alla fine dell'anno. Per non è una cosa con esattamente un obiettivo a 46. Cioè intendi il girone di andata? No, 46 sono tanti. Alla fine del girone andata? Arriva una salvezza, cioè devi girare come una squadra, però siamo 1,5. Perché? Mancano 7 partite, 1,5 sono 10,5, 7, 12 punti. Tu devi arrivare alla fine dell'anno. 7 partite. Alla fine dell'anno. 10,5. Tutte le partite, devi fare una media di 1,5 punti. Andata, scusa, tu dicevi fino a noi siamo a 6, noi siamo a 6 punti, giusto? Mancano da 18, qui 19 e 7, 26 partite, 1,5. Sì. Tu dici no, 1,5 fa 39. No, io parlavo della fine del giorno. Io dico per salvarti. No, fa 39 punti più 6, 43. Per salvarti. Ho capito male io, però tu mi pare che 43 basta. Beh sì, lo so, però ecco, per dirti. No, ma io parlavo della fine del giorno è andata, Per dare l'idea di quello che deve fare Breda. Cioè di quello che dobbiamo fare per salvare l'anno. È vero pure però che mi pare che stai a 6 punti dalla salvezza, no? Stai a 6 punti dalla salvezza. 45 di salvezza, anche 43 forse. La salvezza che sto dicendo, io ho sempre parlato però della salvezza. Però stai a 6 punti dalla salvezza. Io quando quelli davanti a noi non è che corrono. Quando dico la rosa è buona, è rosa. La rosa è buona per quello che dobbiamo fare. L'anno scorso la salvezza era 43. Cioè questa rosa sa fare 1,5 punti di media secondo te? No, una vittoria, una sconfitta, Io l'ho sempre Vorrebbe dire vince 13 partite. Vabbè, magari fai un po' di pareggi. L'ho sempre sostenuto, t'ha detto male, non hai fatto punti. Però la rosa c'è. Ne pareggi 3. Enrico Oliverani ha fatto 2
punti a partita dei mezzi. Quella fu sì, ma allora, andando lì ci fu un intervento massiccio sul mercato a gennaio e secondo me pure dopo gennaio. Breda quando subentra a Pescara stava pure peggio. Diciamo, ci siamo qui. Quando salta il Pescara stava messo pure peggio Breda. Va bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Gigi Manini, ringrazio Gianni Giardinieri, ringrazio Alessandro Mari, ringrazio la regia che mi ha fatto bellissimo questa sera, grazie di nuovo. Ringrazio voi che ci seguite sempre numerosi durante ogni nostra puntata. Continuate a commentare il dibattito, è stato bello frizzantino. Sì, sta settimana, la puntata scorsa è andata forte, anche i commenti sono interrotto stati... continuamente. Per io tu prega Dio. Che tu ringrazia sempre che stavamo in differita, che stavamo in diretta, eravamo in galera tutti e due. Siccome vanno detto che siete Raimondo e come si chiama? Ma io sono Raimondo. No, la moglie di Raimondo. Lui è Sandrina. Sandra, lui chi è Sandrina. Che fa Sandra? Lui, io non gioco a capelli, sono Raimondo, è evidente. Gigi, caro quindi Gigi. La prossima settimana con la parrucca bionda la Sandra. Bionda, va bene, abbiamo cazzeggiato a sufficienza. Ciao, alla prossima, bocca al lupo Breda.